La notte scorsa in via Priula a Cabianca, in una casa al confine tra Civè e la frazione di Chioggia, si è compiuta una tragedia. Gabriele Cappellato, che il prossimo 4 febbraio avrebbe compiuto 66 anni, domenica, è rimasto ucciso dal fumo e dall'incendio che si è sprigionato nella sua abitazione. Una persona molto riservata, ma sempre pronta alla giovialità nei momenti di festa, lo descrivono i suoi amici, che hanno passato la serata di ieri con lui al bar fino alle 10 e che non si capacitano della tragedia avvenuta un'ora dopo. Sono giunti alla spicciolata questa mattina presso la sua abitazione, increduli. Muratore in pensione da circa un anno, Gabriele era appassionato di musica e di canto. Suonava nei locali, nelle feste, nella sagra del paese durante la quale si dedicava all'intrattenimento, organizzando anche serate di karaoke. Aveva tre fratelli, di cui uno era morto molti anni fa in un incidente stradale, separato ormai da anni e lascia due figli. Come abbiamo detto nel servizio, questa mattina è stato necessario l'intervento di squadre provenienti da Chioggia, Cavarzere e Piove di Sacco. Per i vigili del fuoco, che sono riusciti a impedire che l'incendio si propagasse alla casa adiacente, non è stato possibile salvare l'uomo. Il fumo si è propagato con velocità e l'acre odore ha raggiunto anche Chioggia. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni potrai entrare in una speciale comfort zone, la cabina per la tua bellezza. Ti potrai rilassare e prenderti del tempo per te, accudita da Alessandra, che userà per te le creme più adatte per darti energia, vigore e relax. L'idea regalo per ogni occasione, una seduta in cabina beauty, una coccola per la persona che ami e a cui tieni. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, aperta tutte le domeniche mattina.